Sì. Buona Padania a tutti e un saluto a questo meraviglioso teatro. Non è facile, sapete, prima a parlare, è la prima volta che mi capita, quindi scuserete un momento di emozione, davanti a tutti questi leghisti, siete tanti, non è facile. E non è nemmeno facile parlare, se permettete, dopo Umberto Bossi. È veramente difficile. Non è facile anche perché ho pensato a lungo in questi giorni, mi sono scritta anche degli appunti per fortuna, visto la commozione, io sono normalmente abituata a parlare a ruota libera, a che cosa ci saremmo detti tutti tra di noi oggi, ma soprattutto a che cosa avrei io dovuto venirvi a dire, sapendo di avere di fronte tanti, tantissimi amici con i quali io credo vogliamo chiarire le cose, tutto quello che è successo, in modo che nessuno alla fine, nessuno di noi, se ne torni a casa convinto che non tutto è stato detto, o peggio ancora che non abbiamo detto tutto quello che doveva essere detto. E sempre dicendolo, però, se permettete, con il tono e con gli argomenti che si debbono usare tra noi leghisti, senza reticenze, senza dimenticanze, ma allo stesso tempo tenendo sempre ben chiaro di fondo un concetto di base che per me è fondamentale, è quello che siamo innanzitutto e prima di tutto tra di noi amici, e che tutti noi, quando lavoriamo e operiamo rivolti al bene del nostro movimento e guardando soprattutto oggi con più forza di ieri a un futuro al quale vogliamo tutti assieme e dobbiamo credere. E allora, sapete, la prima domanda che mi sono posta e che secondo noi, molti di noi qua dentro, dobbiamo porci: perché siamo, perché sono entrata nella Lega? Tanti anni fa, e lo ricordo molto bene come fosse ieri, che cosa mi attirò nella Lega? Certo, mi attirò la voglia di federalismo, certo, mi attirò la voglia di essere paroni a casa nostra finalmente, certo, mi attirò la voglia di aiutare le nostre famiglie, la nostra gente, le nostre imprese, mi attirò la nostra voglia di libertà. Ma sapete che cosa mi attirò di più? Soprattutto mi attirò il grande senso di amicizia e di fratellanza che trovavo dentro le sezioni, che trovavo tra i militanti, che trovavo tra di noi. Sì, anche allora avevamo divergenze, anche allora avevamo momenti in cui non la pensavamo tutti allo stesso modo, come capita sempre nelle famiglie, come capita quando ci si trova, quando si discute. E si parlava, si discuteva, si evidenziavano le divergenze, ma alla fine sempre grandi amici. E allora, l'altra cosa che mi è venuta in mente è che la Lega in questi anni, la Lega e Bossi mi hanno dato molto. L'altro ricordo che mi sono venuti in mente sono stati i miei 10 meravigliosi anni da presidente di provincia ad amministrare per la nostra gente, vicino alla nostra gente, nel territorio, col territorio, come ancora oggi fanno ogni giorno molti nostri sindaci, molti nostri assessori, molti nostri militanti, a cui dobbiamo tanto grande rispetto, con tutti i loro gazebo vicino con la gente e con la nostra gente. Allora, sapete, io credo che questo sia il punto di partenza, che sia questa storia che a me è venuta in mente, che ho ricordato in questi giorni, che ha funzionato e che funziona ancora per me, ma che deve funzionare anche per noi, che deve essere ancora un riferimento incancellabile,
e che non può quindi essere né sottovalutata, né messa in stand-by, né messa in frigorifero, in attesa che qualche problema del momento, e certamente abbiamo qualche problema, che qualche cosa a cui comunque abbiamo già messo mano con coscienza e chiarezza, finisca per farcelo dimenticare. Io credo che tutti noi dobbiamo ricordare che il nostro passato è anche il nostro presente ed è soprattutto anche il nostro futuro. Sono legate indissolubilmente fra di loro. Ed è questo che mi sento di dirvi oggi. La nostra storia, sapete, è stata una storia di tanto lottare, di sacrificarsi. Io non riesco neppure a immaginare un momento in cui non l'abbiamo fatto, in cui non faremo contare di meno questa nostra storia del passato, un momento in cui la dimenticheremo questa storia, perché è stata la storia di noi stessi, dei nostri uomini, della nostra gente, dei militanti, della nostra base, di tutte le nostre battaglie in questi anni. La Lega, per parlarci chiaro tra di noi, è stata e continua a essere Umberto Bossi. Questo credo non dobbiamo mai dimenticarlo, perché fa parte della nostra storia. La Lega è stata le sue intuizioni, è stato il suo coraggio di attore della vita politica italiana che ha lottato contro tutti e contro tutto. E se negli ultimi mesi, e se gli ultimi mesi soprattutto, ci hanno suggerito di scegliere una strada, un'apertura diversa, un'ipotesi diversa per il proseguio di questa nostra storia, questo non significa di certo che sono io, che siamo noi, disposti a dimenticarci di qualcosa di fondamentale e di qualcuno che è stato fondamentale per questa nostra storia. La Lega continua ad essere profondamente Umberto Bossi, con la novità della presa di responsabilità anche da parte di un altro uomo fondamentale per le sue stesse radici nel nostro movimento, che si chiama Roberto Maroni. Parlo di un Roberto Maroni a cui dobbiamo dare atto, e io ne do atto in primis come triumvira, che in questi ultimi mesi ha interpretato con intelligenza il momento di difficoltà in cui ci siamo trovati, anche per ragioni del tutto estranee alla nostra volontà. Ma sapete, amici, vivere il momento difficile che abbiamo vissuto non vuole, non deve voler dire che ci smarriamo. Noi non ci siamo mai smarriti, non noi leghisti almeno. Gli altri si smarriscono, gli altri partiti che stanno mostrando da mesi molto più di noi la corda, gli altri partiti che non sanno fare di meglio spesso che brontolare sottovoce, ben inteso, contro il governo Monti, per poi correre in Parlamento e dargli la fiducia, quale che sia l'argomento in discussione. Noi, io credo, amici, non dobbiamo mai dimenticare una cosa, che siamo fatti di una pasta diversa. E lo abbiamo, credo, dimostrato abbondantemente, perché siamo andati diretti, avanti per la nostra strada. Non abbiamo mai retrocesso, non abbiamo intenzione di retrocedere oggi rispetto a questa posizione. Noi non torneremo indietro sulle nostre battaglie. Se questa è l'illusione dei partiti romani, di tutti, si stanno sbagliando. Se questo è quello che pensano, si stanno sbagliando. Amici, noi oggi dobbiamo insieme aprire gli occhi. Dobbiamo capire che in Parlamento l'unica vera opposizione al governo tecnico di Monti siamo solamente noi. E dobbiamo capire un'altra cosa, che siccome siamo l'unica vera opposizione,
stanno tutti cercando di dividerci e di indebolirci. Quante volte abbiamo sentito dire, quante volte abbiamo detto fra di noi, l'avversario è fuori di noi, non dentro di noi. Ma sapete, amici, non basta pronunciarla questa frase. Dobbiamo crederci fino in fondo. Dobbiamo fino in fondo credere che i nemici sono fuori, non dentro questa casa. Se qualcuno di noi credo pensa che alla fine di questi due giorni intensi di congresso ci saranno dei vincitori, dei vinti, io credo che quel qualcuno non ha capito niente, non ha capito niente di Maroni, non ha capito niente di Bossi, non ha capito niente della Lega. Se alla fine di questi due giorni non dovranno esserci, non ci saranno vincitori e vinti, ci sarà come sempre la Lega unita, pronta alla battaglia contro i poteri romani. E così, solo così, saremo tutti vincitori. Ma dobbiamo attrezzarci però e stare pronti, perché i partiti romani si stanno organizzando. Io credo che abbiamo tutti quanti visto qualche giorno fa come il bravo Casini ha aperto al Partito Democratico di Bersani e D'Alema e dice che non è esclusa un'alleanza con loro. Io mi sono domandata, ma mi è anche venuto da ridere conoscendo Casini, con che faccia i democristiani dell'UDC cambiano così rapidamente barca e molo d'attracco, se solo qualche settimana fa, vi ricordate, continuavano a sostenere la loro stessa candidatura di guida indiscussa del grande centro. Ma dove è andato a finire questo grande centro, amici? Questi sono uomini ai quali non dobbiamo assolutamente assomigliare. Questi sono partiti ai quali non dobbiamo assolutamente assomigliare. Non l'abbiamo fatto finora, non cominciamo adesso. E se c'è qualcuno che lo dice, amici, ribellatevi. Noi siamo diversi, noi siamo fatti di altra pasta, noi siamo la Lega che vuole il Parlamento padano, noi siamo la Lega che vuole l'autonomia amministrativa, noi siamo la Lega che vuole un federalismo vero e attuato, che non pensa neppure a parlare per niente e a prendere in giro i suoi elettori. Noi siamo quelli che vogliono aiutare le nostre piccole imprese, siamo quelli che sono con i nostri lavoratori, a cui stanno scippando la pensione i poteri romani e i partiti romani. Siamo con le nostre famiglie, amici, che pagano le tasse, che vanno da un'altra parte dove vengono sperperati i soldi, mentre le nostre famiglie, per colpa di questa gente a Roma, diventa ogni giorno più povera e fa sempre più fatica arrivare alla fine del mese. Noi, l'ha già detto molto chiaramente il presidente Dozzo, siamo gli unici che difendono con forza la questione settentrionale. Non dobbiamo negarlo, oggi che è il giorno della verità, non tutto a Roma, non tutto al Parlamento romano è andato bene. È stato accennato, l'ha detto poco fa anche Umberto Bossi, il federalismo a casa non lo abbiamo portato, il federalismo fiscale Monti l'ha bloccato, Monti sta ricercando di portare tutto al nord. Però proprio perché anche quello che di bene avevamo fatto Monti sta cercando di tirarcelo via, oggi più che mai, più che ieri, la questione settentrionale deve diventare il nostro punto di forza e la nostra prima battaglia. Certo, forse dovremmo affinare le strategie, ce ne parlerà il futuro segretario Roberto Maroni, dovremmo rivedere i nostri piani, dovremmo valutare meglio eventuali, e sottolineo eventuali, alleanze. Ma noi sappiamo cosa fare, sappiamo che la politica è passione, senza la quale noi tutti non saremmo qui. Anche questo voglio dirvi chiaramente. Noi siamo fortunati
ricordatevelo sempre, perché abbiamo qualcosa in cui credere. Noi siamo fortunati perché abbiamo uomini di valore, ne abbiamo veduti tanti passare sul palco in questi giorni. Siamo fortunati perché questi uomini di valore ci hanno guidato finora, ci guideranno in futuro, e siamo fortunati perché abbiamo un orizzonte a cui tutti possiamo credere, che si chiama Padania. Perché noi siamo speciali, perché noi siamo in politica per i nostri ideali. E se qualcuno oggi qui è venuto per prendere il movimento e per non dare, credo che possiamo anche dirgli andatevene a casa, perché noi siamo fortunati, siamo per il nostro movimento, siamo qui per le nostre idee, siamo qui per portare la libertà al nord, siamo qui per dare l'autonomia che da anni sogniamo e agoniamo. Io voglio chiudere, amici, con una cosa solo, con una speranza, che è un augurio per tutti noi, e cioè che i lavori di questo congresso federale mantengano effettivamente le promesse che ci hanno fatto intravedere. Queste promesse, amici, sono rinnovamento nella continuità, amici in una fratellanza rinnovata, amici in una fratellanza vera. E permettetemi di chiudere con un augurio vecchio che ho sentito tante volte dai palchi. Mai mulà, amici, come ha sempre detto Umberto Bossi. E con Bossi e con il nuovo segretario Roberto Maroni siamo sempre uniti in battaglia per vincere, per dare la libertà alla Lega, per dare la nostra libertà alla Padania. Viva la Lega, amici! Grazie. Viva la Padania! Grazie. Viva un grande applauso alla Triumvira, Manuela Dall'Ago, grazie, grazie Manuela.